Oggi mi sono vestito bene, come vedete, per presentare il nuovo mondo Fender. Una chitarra, un amplificatore, un distorsore e un delay. In mano ho la nuova Stratocaster Ultra Lux. Stiamo parlando della serie più avanzata della Fender, caratterizzata dalle bellissime finiture e non solo. Il manico della Stratocaster Ultra Lux è un manico in acero e ha il profilo Augmented D. Il manico si assottiglia leggermente verso il dodicesimo tasto, consentendo una rapida risalita verso i primi tasti. Una novità assoluta della Stratocaster Ultra Lux sono i tasti in acciaio inox, più duri rispetto a quelli in nickel e incredibilmente durevoli. I pickup sono gli ultra noiseless, che offrono toni brillanti senza arrozzire. Tra le tante caratteristiche abbiamo il corpo in ontano, la finitura dei bordi della tastiera arrotondati, l'attaccatura del manico affusolata e sagomata per arrivare meglio agli ultimi tasti e soprattutto la stilosissima paletta verniciata. All'interno del potenziometro del volume troviamo il selettore S1. Questo selettore aggiunge diverse combinazioni dei pickup oltre a quelle standard. Ragazzi, questa è una chitarra fantastica, perché effettivamente tutte le finiture sul manico non stancano la mano, riesci a muoverti comodamente, sei sempre in equilibrio, raggiungi perfettamente i tasti più alti e sempre tutto con estrema comodità, e devo dire che è veramente la top di gamma. Questo amplificatore è fantastico perché sfrutta l'elaborazione digitale per simulare gli 85 watt di potenza del Twin originale. Il vero segreto del Tone Master è il finale di potenza da 200 watt, che aiuta a ricreare la stessa gamma sonora del Twin originale. I due suoni caratteristici del Twin Master sono sempre stati il riverbero e il vibrato, perfettamente riprodotti anche nella nuova versione del Tone Master. Questo amplificatore è incredibile perché riesce a emulare perfettamente il Twin originale ma senza l'utilizzo delle valvole, e questo vuol dire che è anche più leggero. Il cabinet è in pino risonante e si abbina a due Celestion New Creamback. La caratteristica principale del Tone Master Twin Reverb è sicuramente la possibilità di scegliere la potenza di uscita, che varia da 1 watt a 85 watt. Il Tone Master Twin Reverb vi offre anche la possibilità di uscire direttamente con un cavo bilanciato XLR e entrare nella vostra scheda audio o nel vostro mixer. In più c'è la possibilità di emulare o il microfono SM57 oppure il Sennheiser MD421. La replica fedele del Twin Reverb degli anni 70. La cosa che mi ha colpito di più è il fatto che non ci siano le valvole e che il finale di potenza portato a 85 watt riesce a darmi esattamente lo stesso spostamento d'aria, quindi la stessa impressione di massa sonora che dà il Twin originale. La cosa che mi è piaciuta di più è che è blonde, James Blonde. Proviamo a combinarlo con un distorsore, con il Dual Pugilist Distortion.
cosa c'è meglio di una distorsione? Due distorsioni. Sali sul ring con questo pedale distorsore dal pugno d'acciaio. Il Dual Pugilist offre tre diverse combinazioni: Series, Mute e Bypass. In Series abbiamo la possibilità di usare due distorsori contemporaneamente. In Bypass possiamo miscelare un suono distorto con un suono pulito oppure un altro suono distorto. Con Mute, uno viene usato come distorsore e l'altro viene impostato come overdrive. L'elegante mondo di Fender non poteva mancare il delay. Il Mirror Image Delay non è un delay normalissimo. Fender ha progettato questo delay con tre timbriche diverse: analogica, digitale e a nastro, e due variazioni di voci. È tutto quello che serve per ottenere un suono fighissimo.